Vieni qua, si riesce. Allora, questo è il mio primo ask e mi avete fatto una serie di domande a cui ho... No, se non hai i capelli sciolti non sono io. Allora, benvenuti a tutti, qui è l'admin Wolf Girl nella Wolf Caverna e voi mi avete fatto le domande, ecco le risposte. Iniziamo subito. Hai oggetti fandom? Se sì, quali? Wait. Non trovo la mia maglietta di The Walking Dead! Allora, ho tipo misticamente perso quasi tutti gli oggetti fandom che poi alla fine sarebbero solo magliette, oh. Questa maglia di Team Wolf è un po' spiegazzata perché io sono una persona disordinata. Poi ho, beh, non è esattamente un oggetto fandom, però mi piace molto che è la maglietta di Marilyn Manson. E niente, anche questa è spiegazzata perché... ti piace Shadowhunters? Sì? Beh, non ho letto i libri, però ho visto sia il film... alla serie, però la dovevo finire, cioè mi mancano tipo le ultime due puntate perché tipo, ho avuto un periodo di piena di compiti e interrogazioni, non ce l'ho più fatta a vederlo, però sì, è carina. Hai mai mangiato patatine Nutella? Se no, fallo. Sì, beh, li ho mangiati separatamente, insieme mai, e lo farei molto volentieri se mia madre non avesse bandito dalla casa la Nutella. In questa casa la Nutella non c'è più da tipo 2 anni, per questo mi piace andare a casa degli amici, perché allora posso scroccare la Nutella. Hai mai letto e ho visto Maze Runner? Se sì, ti piace? Allora sì, ho visto il film e mi è piaciuto un casino. E stranamente è piaciuto anche a mio padre. Normalmente a mio padre piacciono cose tipo The Walking Dead o cose tipo film d'azione tratti, comunque violenti, tratti da una storia vera. Chi è il personaggio che ti manca di più di Teen Wolf? Peter! Però ritornerà. Peter ritorna. Perché ritorna? Quindi back! Quale personaggio di Teen Wolf toglieresti dal cast e chi aggiungeresti? Toglierei. Sinceramente non mi piace tantissimo Ma se proprio devo togliere qualcuno è Scott. Scusate che io sto dalla parte dei cattivi. Chi aggiungerei? Io riaggiungerei Derek. Chi è il più bello fra Scott, Stiles e Liam? Beh, considerando i miei gusti, a me piacciono i ragazzi un po' nordici. Liam. Beh, un biondo con gli occhi azzurri, dai, scusate, più nordico di così. Se hai letto Shadowhunters? No, non l'ho letto. Perché a me non piace leggere i libri di cui poi escono i film. Perché leggere un libro e poi guardare il film, tipo, mi uccide la fantasia. Tutto quello che ho immaginato me la... veramente tappa le ali alla mia immaginazione, quindi io leggo solo libri di cui non escono film. Hai mai sclerato per motivi fandom davanti al tipo che ti piace? Allora sì, quest'estate quando al mare vabbè, se guardate la Scalmin scoprite che io praticamente mi sono presa una rete da pallavolo per davanti, avevo un occhio gonfio e proprio che avevo un taglio così trasversale. Un po' come Anakin, solo che Anakin, ad Anakin attraverso il sopracciglio era una cicatrice, a me era proprio un taglio che ancora un po' sanguinava, quindi... Quella che era la mia crush, allora, che adesso è un po' più di una crush, decisamente, mi ha prestato la sua felpa perché faceva molto freddo e mi ha anche calato sul cappuccio. Mentre mi calava il cappuccio io ho iniziato a cantare la marcia imperiale di Star Wars e poi ho detto... It's too late! I'm turning
to the dark side. Poi ho iniziato a simulare, non so cosa gli stesse passando per la mente, ho iniziato a simulare, tipo, sapete il rumore che fa dalle spade laser, cioè, di nuovo così. Ecco, sì, quello. Per fortuna anche lui è un fan di Star Wars, altrimenti sì, sarebbe stata una figura di abbastanza di M. Canzone preferita e cantante preferito. Allora, io vado a stagioni, poi in questo periodo sto riprendendo ad ascoltare tanto Coma White, Marilyn Manson. E vabbè, io ne ho tante di canzoni preferite, però in questo periodo ascolto tanto questa. E il cantante preferito, Marilyn Manson. Where do you want me? Hai mai sognato da Ellen O'Brien che ti chiedeva di sposarti? No, però una volta ho fatto un sogno strano riguardo Teen Wolf, che tipo dovevo uscire un appuntamento con Peter e niente, mi guarda allo specchio e avevo tipo tutta la faccia bruciata. Che cavolo è successo? Non era lui quello con la faccia bruciata. Guardi The Vampire Diaries? Se sì, preferisci Damon o Stefan? Chi posso preferire io? Damon. Ciao Joele! Allora, Joele chiede: mentre stavi pattinando tipo ad una gara, sei mai scivolata a terra? Allora, quasi. Allora, era il prova pista della gara, però non era la gara, quindi non me l'hanno segnato come... E normalmente se tu cadi durante la gara, cioè proprio durante l'esibizione, ti scalano dei punti. Avevamo 6 minuti per provare, con io ero in angelo. E poi a un certo punto si sente la voce dal microfono che urla: prove finite! E niente, io mi sono spaventata, ho fatto tipo un salto così, però ero in angelo, ho riappoggiato male il piede e niente, avevo tipo una... cioè avevo tutto qua viola. Scena preferita? Personaggi che odi di più? Che ti piace di più? Allora, scena preferita in generale, tanto non c'è scritto il fandom, in generale Achille Patroclo, in questo periodo sono fissata con Achille Patroclo. Personaggio che odio di più? Ma io non odio tanto... No, ma io non sono una che odia personaggi. Ah, no, la Desert Wolf. Lei si è fatta finta, quindi lei merita il mio odio. Che mi piace di più? Sì, Patroclo è stata la mia prima crush. Poi mi piace anche molto Anakin. Odio anche Novi. Teen Wolf, Peter, quindi... Mai costretto tua madre a guardare una puntata di Teen Wolf? A dire il vero no, è stata una sua idea di iniziare a guardarlo insieme. Ho una madre speciale. Hai letto Harry Potter? No, mi dispiace. Mi dispiace, no. Guardi Once Upon a Time? Se sì, personaggio preferito? Sì, l'ho visto. Poi mi sono fermata, quindi sono piuttosto indietro. Il mio personaggio preferito è Killian Jones. Mai visto The Vampire Diaries? Chi preferisci? Allora, sono arrivata a vederlo, poi l'ho interrotto. Però, fino a dove sono arrivata, il mio preferito è Klaus. Stidio Stalia? Stite! No, comunque non so quale preferire fra i due. E l'ho anche già detto in un video in cui parlo delle differenze. E parlo delle differenze io, appunto, perché io sono l'unica imparziale, mi sa. Liam o Isaac? Liam. Guardi The Hundred. I'm sorry. No. Mi regali il gatto? No! No, lei è mia. Però ne ho due. Se volete poi vi presento l'altra. Derek o Isaac? Derek. Melissa lo sceriffo? Sceriffo. Allison o Kira? Allison. Kitsune, lupo, chimera o cacciatore? Kitsune, dai, mi intriga come cosa. Meno mainstream. Se potessi scegliere di essere un personaggio di Teen Wolf, quale sceglieresti e perché? Lidia, così almeno per una volta sarei quella figa. Qual è la frase e citazione che ti rappresenta al meglio? È difficile trovare qualcosa che mi rappresenti perché io sono irrappresentabile. Io ho letto La Divina Commedia e mi è piaciuto un casino. L'amore che muove il sole e le altre stelle. Che poi, sì, in realtà noi lo intendiamo in senso più
spirituale, tipo oh, se mi innamoriamo di un ragazzo abbiamo improvvisamente voglia di vivere. In realtà Dante intendeva l'amore per Dio che fa muovere le sfere celesti. La marijuana era legale e quindi si immaginavano cose. Citazione preferita di Teen Wolf? Sì, la tua stessa ancora. E di Teen Wolf è quella che mi potrebbe servire di più. Mi saluti, mi chiamo Rosaria. Ciao Rosaria! Come Brutti P preferisci Skies o Elidia? Elidia. Stidia o Skellison? Mi saluti? Ciao, ti adoro. Oh, grazie! Grazie! Comunque, Skellison. Ragazza preferita di Teen Wolf? Penso Malia. Cosa pensi di tutto questo odio fra Stalia e Stidia Shippers? Allora, penso che sia inutile perché, ragazzi, decide Jeff, non dipende da noi. Poi nella 30 e nella 42 mi chiedono come ho scoperto Teen Wolf. Allora, l'ho scoperto perché, vabbè, era l'anno 2013, sì, era il 2013. No, 2012-2013, tipo. E andava in televisione la prima. E in Italia andava la prima, perché noi siamo sempre in ritardo. E quindi andava così, intanto me lo guardavo di nascosto, così. Poi mia madre fa, Chiara, c'è una serie che ti può interessare, si chiama Teen Wolf, ti va di vederla insieme? Ok, ed allora io e mia madre guardiamo sempre Teen Wolf insieme. Ritorno che attendi di più? Peter! Hai altre serie televisive preferite? Nella tua classifica dove posizioni Teen Wolf? Un bacio alle fatte. Teen Wolf pensa al terzo posto. Skellison o Skira? Skellison. Cosa ami di più di Teen Wolf? Villain preferito? Mi saluti? Ciao Camilla! Allora, cosa mi piace più di Teen Wolf? La fantasia. Villain preferito? Peter! Beh, per un po' se l'hai giocato con la Beth. Però Peter. Visto che ti piacciono tanti cattivi, li metti in classifica da quello che ti piace di più a quello che ti piace di meno? Al primo posto direi Peter. Al secondo la Beth. Al terzo Void Styles, anche se io non lo considero come cattivo, perché alla fine è il novizio nel cattivo che possedeva Styles, non era Styles. Al terzo posto quindi metto Deucalion. Delle ragazze mi piace Kate, è l'unica cattiva femmina che mi piace. Poi direi Matt, poi Jennifer, poi la madre di Allison, poi Gerard e poi in fondo, dopo tutti, la Desert Wolf, che però per non la sopporto. Stagione preferita? La 3A è la mia preferita. Come hai reagito vedendo nel trailer scene Peter? Ho reagito molto bene, quando Peter dice a Styles noi non esistiamo, ho detto bene. Pensate a ripopolare il mondo delle persone che non esistono e che sono state dimenticate da tutti. Pensateci. E beh, siete due maschi, quindi trovatevi un rogato, donna inesistente. Sei una fangirl in generale? Sì, ci datemi. Yes, ti adoro. Oh, grazie. Se tu fossi un personaggio di Teen Wolf, uno buono o uno cattivo, quale vorresti essere? Buono, Lydia. Cattivo, Kate, perché uno è figa, due è un botto forte. Mi saluti? Ciao Marcella. Quali sono i tuoi fandom? Principalmente The Walking Dead e Game of Thrones. Seguo anche le saghe tipo Divergent, Hunger Games, poi vabbè, Teen Wolf, ovvio. E mi piace molto anche ai zombie. Comunque sì, sono principalmente queste. Poi di cose ne seguo tantissime. Qual è stata la tua prima serie televisiva? Teen Wolf. Quali sono le tue serie TV preferite? Perché? Le mie serie preferite, perché proprio se la giocano fra di loro, sono The Walking Dead e Game of Thrones. Perché, beh, sono molto violente. E poi hanno questa trama che prende e... Come andrà a finire? Sono furbi perché riescono a tenerti così ed è una cosa estremamente difficile. Quando e chi ti ha fatto entrare nel mondo delle serie TV? Teoricamente mia madre, quando avevo 14 anni. Serie TV preferita? A periodi vado, ogni tanto preferisco The Walking Dead, ogni tanto preferisco Il Trono di Spade. Film preferito? Allora, ne ho 13 film preferiti. Allora, il primo, storico, Troie, che mi è rimasto sempre nel cuore. Il secondo è Dracula Untold, che ho adorato. E il terzo, Interstellar. È meraviglioso, guardatevi, io li amo tutti e tre alla follia. Ragazzo più bello di Teen Wolf? Ragazzo Derek. Preferiresti essere Banshee o Lupo Mannaro? Lupo Mannaro.
No, aspetta, però dovrei depilarmi molto più spesso. Beshi, bellissimo canale, un bacio. Oh, grazie! Oh, che carini! Quale personaggio vorresti che morisse e viceversa? Diciamo che se proprio devo uccidere qualcuno, Scott, e che ritornasse in vita? O io voglio far ritornare in vita Sebastien, stiamo scherzando! Oh. Libro preferito? Beh, non ho proprio un libro preferito, tanti libri che mi piacciono. Uno è questo, un altro è la Divina Commedia, la saga di Marked, che è qua su. Questa saga qui è fantastica. Cioè, sono tipo 12 libri, ma sono fantastici. Mi regali il gatto? No! 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 Whatever. Ho due gatte, sono entrambe femmine. Vi posso dare l'altra? Questa. Questa è l'altra gatta. Se volete ve la do, tanto mi odio. No, davvero mi detesta, non sto scherzando. Però mia madre mi ucciderebbe. E lei adora. Il video è finito qua. Spero che vi abbia divertiti. Allora, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi subito. Mettete un like se vi è piaciuto. Commentate se avete scleri o cose. Non lo so. Ci vediamo al prossimo video. Don't break, don't break my heart, and I'll break.